Siamo qui con Corradino, da poco finito il match contro la Prodronero, 2-2. Tu che partita hai visto? Qual è l'analisi del match? Sapevamo che oggi non era facile, non era facile perché qua è un campo tosto dove il Dronero fa sue su tutte le partite. È un campo che loro conoscono molto bene, insidioso, e infatti siamo stati fortunati a passare subito in vantaggio. Poi siamo stati, diciamo, un po' ingenui a prendere due gol subito il primo tempo, però poi siamo stati bravi a riacciuffarla e, come ti dico, un punto qua è come far 3 punti in casa, perché comunque questo è un campo davvero tosto. La classifica adesso per loro è bugiarda, perché comunque sono un'ottima squadra, e se guardiamo la classifica non rispecchia il valore del Dronero, di questa squadra qua, e secondo me è un buon punto fuori casa, che ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Quindi bicchiere mezzo pieno. Bicchiere mezzo pieno, secondo me sì, per come si era messa la partita. Loro, dopo che hanno subito gol, hanno spinto tanto e hanno trovato questi due gol. Sono stati bravi sul primo, col colpo di testa sul calcio d'angolo. Sul secondo sono stati un po' fortunati, però poi noi siamo stati bravi a riprenderla. Secondo me, il secondo tempo c'è stata per buona parte solo Alba Calcio in campo. Loro sono un po' chiusi e noi siamo venuti fuori. Siamo usciti a fare il 2-2 con una grande punizione di Edo. Però al di là di quello, abbiamo spinto noi bene il secondo tempo. Secondo me, rispetto a loro sono calati e siamo riusciti a pareggiarla. Ora, che girone di ritorno vi aspettate? È un girone tosto, perché l'Alba Calcio comunque sta facendo bene sotto tutti gli aspetti. Siamo nell'occhio del ciclone di tutti, quindi ci aspettano tutti, e noi andiamo a affrontare ogni partita col coltello fra i denti, come oggi. Siamo una squadra fastidiosa e vogliamo fare più punti possibili, innanzitutto per raggiungere la salvezza, e poi si vede. Grazie.